Iniziamo con, ecco, vediamo, ecco sì, iniziamo con tutti i microfoni. Ci siamo un po', io adesso. Siamo pronti, siamo pronti. Bene. Ascoltate questa poesia firmata da Maestro Bellincioni, Donne offese. Alle stelle dei suoi occhi, ai rintocchi amari del suo cuore. Il dolore è sordo, ma fa male ugualmente. Mentre cerco di arginare questo fiume in piena, Serena, Maddalena, Elena e mille altri nomi smontati, come automi della nostra prepotenza. Quando l'influenza di una cultura sbagliata, archiviata l'indecenza, chiede clemenza a qualcosa di imperdonabile. Tutto è contestabile, tranne la tua amara tristezza, per qualunque sia il veleno, ora che sul tuo seno mi sento uomo. Un attimo, restate, restate, restate qui, capisco che l'emozione, ecco, io sapevo che... Un altro applauso per loro, voglio ricordare i nomi. Anna Marfia, Sharon Ramirez. Sì. Dai, non piangere, lo sapevo. Il maestro Nico Auletta vuole dire una cosa, sentiamo, sentiamo. Allora, voglio ringraziare il maestro Giuseppe Orsini, dove sta il maestro? Lui allora, vi spiego perché è successo tutto questo. Maestro Bellincioni, ti chiediamo venia. Non per qualcosa, perché lei è stata, lo voglio dire perché è importante, lei è stata vittima di femminicidio. E non è riuscita a parlare. Io sapevo che succedeva. Però la forza dell'arte, lei voleva onorare lo stesso, ha detto il maestro ha scritto una cosa bellissima, io volevo dire quelle parole, poi non è riuscita a dire neanche una, ma dobbiamo capirla, capiamo il perché. Va bene? Aspetta maestro che vengo col microfono. Aspetta. Volevo dire che a volte i silenzi parlano più delle parole. Volevo fare i miei complimenti a tutti quanti i ragazzi che hanno recitato questa poesia.